Magic Deck! Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai mazzi di Magic the Gathering. Per l'appuntamento di questa settimana abbiamo scelto di presentarvi il mazzo di Mir Mill. E allora, in quattro parti come sempre, scheda tecnica, lista del mazzo, presentazione di Daniele e i consigli sempre di Daniele. Partiamo! Granchio di Edro in 4 copie. Jace Phantasm 4 per. Visioni dell'aldilà 4 copie. Ripulire Tommy in 4 per. Spezzare, irrompere 4 copie. Cogliere l'inconcepibile 4 copie. Irruzione nella cripta 4 copie. Smembrare 4 copie. Funerale mentale, monocopia. Strappare il senno, 4 copie. Jace Balleran, monocopia. Traumatize, 2 per. Le carte terra del nostro mazzo. Catacombe allagate, 4 per. Fiume sotterraneo, 4 copie. Isola bacino delle conchiglie in 3 copie. Le carte terra base, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte isola e 1, 2, 3, 4 carte palude. E passiamo quindi alla spiegazione del mazzo con Daniele, vai! Ciao ragazzi e benvenuti al Magic Deck, al nuovo appuntamento di questa settimana. Abbiamo fatto un mazzo in formato modern, molto richiesto e che piace a parecchi giocatori. Uno di quei temi che sicuramente i vecchi giocatori hanno sicuramente affrontato ed è il mazzo Macina o mazzo Mill. Andiamo a vedere come è fatto il nostro mazzo. Allora, partiamo dal parco creature. Abbiamo il 4 per del granchio di Edro, una creatura di Zendikar a costo 1 blu e 1-0-2, che ha una simpatica abilità, che è terraferma. Ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime 3 carte del suo grimorio. Iniziamo a macinare. Poi abbiamo 4 per del Jace Phantasm, naturalmente ce l'abbiamo di Iconic Master, a costo 1 blu è una 1-1 volante, ma se nel cimitero del nostro avversario ci sono 10 o più carte, diventa 5-5 volante, niente male per uccidere il nostro avversario. Andiamo avanti e vediamo tutte le carte non creatura. Abbiamo il 4 per di Visione dell'aldilà, istantaneo a costo 1 blu, che dice pesca una carta. Se in un cimitero ci sono 20 o più carte, pesca invece 3 carte. Incredibile, abbiamo la nostra Ancestral Recall a costo 1. Poi abbiamo 2 per di ripulire i tomi a costo 1 blu, una stregoneria che farà macinare le prime 5 carte del grimorio del nostro avversario. Poi 4 per di una carta rara di Dragon Maids ed è il Breaking oppure Entering. Naturalmente noi la parte rosso-nera la ignoriamo perché ci serve solamente la parte blu-nera. Che cos'è? A costo 1 blu e 1 nero, una stregoneria che dice il giocatore bersaglio deve mettere le prime 8 carte nel suo cimitero. Poi abbiamo 4 per di cogliere l'inconcepibile, la carta simbolo dei mazzi Mill, a costo 1 blu e 1 nero, una stregoneria che dice il giocatore bersaglio mette nel proprio cimitero le prime 10 carte del proprio grimorio. Poi 4 per di irruzione nella cripta, a cosa serve? Ci serve per salvarci un pochettino dai mazzi aggressivi. Irruzione nella cripta a costo 3, 2 incolori, 1 nero, istantaneo. Esilia tutte le carte creatura nel cimitero di un giocatore bersaglio, molto probabilmente il nostro avversario, e guadagniamo 3 punti vita per ogni carta esiliata in questo modo. Ci farà salvare tantissime partite. Poi abbiamo 4 per di smembrare a costo 3, 2 mana firexiani neri e 1 incolore, istantaneo, una creatura bersaglio prende -5/-5 fino alla fine del turno. Altrimenti, a costo 1, paghiamo 4 bei punti vita e distruggiamo una creatura fastidiosa.
Poi funerale mentale in singola copia. Uno in colore, uno blu, uno nero. Un avversario, bersaglio rivela carte dalla cima del suo grimorio fino a quando non rivela quattro carte terra. Quel giocatore mette nel suo cimitero tutte le carte rivelate in questo modo. Noi le stiamo giocando in questo mazzo in singola copia, però la potete giocare anche in quattro copie se il vostro mazzo inizia a voler diventare competitivo. Ok, noi la mettiamo in singola copia un po' per renderlo più morbido. Ok, allora andiamo a scoprire un incantesimo molto molto bello di Hour of Devastation che ha reso il nostro mazzo mill molto interessante ed è strappare il senno. Lo giochiamo in quattro copie a costo due incolori e uno blu. Dice: innanzitutto è un incanta giocatore e incanteremo il nostro avversario. All'inizio di ogni sottofase finale, il giocatore incantato mette nel suo cimitero le prime X carte del suo grimorio, dove X è il numero di carte messe in quel cimitero da qualsiasi zona in questo turno. Che cosa vuol dire? Se stiamo utilizzando, per esempio, cogliere l'inconcepibile, e quindi abbiamo fatto mettere 10 carte dalla cima del mazzo nel suo cimitero, e strappare il senno è già in gioco, alla fine del turno ne metterà altre 10, quindi potenzialmente cogliere l'inconcepibile, che è già una carta assurda di per sé, la rende formidabile. Poi andiamo avanti, vediamo un nostro Planeswalker. Ho voluto mettere Jace Beleren perché è bellissimo innanzitutto in questa versione del Duel Deck. A costo 3, uno in colore e due blu, entra con tre segnalini sopra. La prima ha più 2, ogni giocatore pesca una carta. Noi pescheremo una carta, il nostro avversario avrà una carta in meno nel suo mazzo, altrimenti a meno 1 peschiamo solamente noi una carta. A meno 10 il giocatore bersaglio mette le prime 20 carte dal suo mazzo nel suo cimitero, quindi a meno 10 inizieremo a farlo veramente macinare di brutto. Poi abbiamo due per di traumatize o traumatizzare a costo 3 incolori e 2 blu. È una stregoneria che dice che il nostro avversario metterà la metà del suo grimorio nel suo cimitero. Ebbene sì, avete visto la combo. Traumatizzare insieme a strappare il senno farà macinare completamente il mazzo dell'avversario. Non importa quante carte ha nel mazzo, perché la prima metà andrà nel cimitero per effetto di traumatizzare, la seconda metà per effetto di strappare il senno. Andiamo a guardare le nostre terre. Partiamo con le terre non base. Abbiamo 1, 2, 3, 4 per di catacombe allagate, terra che entra in gioco tappata a meno che non controlliamo o un'isola o una palude. Se la tappiamo ci dà o blu o nero. Underground River lo giochiamo in 4 copie. Se la tappiamo ci dà mana in colore o altrimenti perdiamo un punto vita e ci dà o blu o nero. Abbiamo tre per del Sherlock Isle. Mettiamo la copia italiana davanti. Allora, quando entra in gioco, ha l'abilità nascondiglio. Questa terra entra in gioco tappata. Quando lo facciamo, guardiamo le prime quattro carte del nostro grimorio. Ne mettiamo una a faccia in giù sotto di essa, rimossa, e le altre tre le mettiamo in fondo al mazzo. Quando la tappiamo, ci dà mana blu, come un'isola. Se tappiamo uno blu e la tappiamo, possiamo giocare la carta rimossa senza pagare il costo di mana della carta. Possiamo fare questa abilità solamente se il nostro avversario ha 20 o meno carte nel suo grimorio. Quindi, con un mazzo mill, è molto probabile che possiamo attivare la sua abilità. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fantastiche isole di Unstable e sono bellissime. E abbiamo 1, 2, 3, 4 Swamp, anche loro bellissime di Unstable. E per il mazzo abbiamo terminato. Bene ragazzi, vediamo qualche consiglio per giocare questo mazzo. Allora, innanzitutto questo qua è un mazzo molto divertente per voi, un po' meno per il vostro avversario, però è uno dei mazzi chiave di Magic, come c'è lo scartacarte, come c'è lo Slandi, come c'è il Burn, c'è anche il mazzo Mill e moltissimi giocatori, chi in Commander, chi in Modern, chi in Standard, lo vogliono giocare. Allora, ricordatevi che quando giocate un mazzo di questo tipo, l'obiettivo è far macinare le carte del vostro avversario, esattamente come fare danni diretti con il Burn. Quindi, più carte riusciamo a far macinare il nostro avversario in meno tempo, più è probabile che l'avversario non ci sta uccidendo, perché naturalmente
Abbiamo tolto gli slot, abbiamo tolto qualsiasi cosa che può counterare, qualsiasi cosa che può uccidere, abbiamo solamente il 4x di dismember, quindi utilizzare dismember nel modo migliore possibile e cercare di macinare il più velocemente possibile il mazzo del vostro avversario. Naturalmente la cosa più bella è giocare granchio di Hedron da subito. Se volete potete mettere anche fetchland per amplificare il suo effetto. Abbiamo, se siamo in difficoltà e ci accorgiamo che il mazzo dell'avversario non riusciamo a macinarlo velocemente, possiamo comunque utilizzare i nostri fantasmi di Jace per chiudere la partita, che comunque sono 4 attacchi di fantasma di Jace, 5, 10, 15, 20, e portiamo a casa la partita. Se riusciamo ad avere in campo di gioco lo strappare il senno, la partita è quasi portata a casa. In più abbiamo le nostre visioni dell'aldilà che ci permettono di vedere più carte, pescare quindi più carte per vedere magari traumatize e quindi chiudere la partita istantaneamente una volta che lo giochiamo se abbiamo il nostro incantesimo Diamond Cat in gioco. Quindi il mio consiglio è quello di macinare il più velocemente le carte dell'avversario e in più quando guardate le prime 7 carte non iniziate con troppe terre in mano perché rischierete di non macinare così velocemente il mazzo dell'avversario. Considerate che costi di lancio sono quasi tutti a 1 o 2 quelli che vogliamo mettere da subito, ok? Quindi se avete poi carte come Pozzo Intrappolante che già ha un budget un po' più alto o anche la trappola di Zendikar che vi permette di far macinare al vostro avversario se ha cercato nel suo grimorio per questo turno, aggiungetele perché sono delle valide aggiunte per modificare questo deck. Spero che il mazzo vi sia piaciuto, se avete naturalmente consigli o vostre versioni scrivetelo nei commenti del video. Altre richieste, non vi fate scrupoli, scrivete e vi rispondiamo quanto prima. Grazie a tutti, ciao ragazzi! Goodbye!